Siamo a Civitanova Marche, questa è la zona industriale esattamente via Breda, dove tra poco prenderà il via organizzata dalla SD Cam Fermo, dalla SD Born to Win, il primo trofeo Born to Win, gara ciclistica open femminile, organizzata con il patrocinio del comune di Civitanova Marche. Questa è una gara inglobata al nono Gran Premio dell'Industria Civitanova, quarto Memorial Cesare Lattanzi, che si terrà nel pomeriggio, riservata ai dilettanti Elite e Under 23. Sono 178 le ragazze al via, donne Elite, donne Under e donne Junior, davvero una bella manifestazione voluta fortemente dall'organizzazione per quanto riguarda quella al femminile curata da Roberto Baldoni, insieme abbiamo detto anche alla Cam Fermo di Maurizio Frizzo e del Piglio Seghetti, Roberto Baldoni che organizza oltre tutto anche il giro delle Marche in rosa. Siamo alle operazioni preliminari, si gareggerà su un tracciato di 91 km pari a 26 giri di un circuito di 3,5 km da ripetere in pratica 26 volte, interamente pianeggiante, dove lo spettacolo sicuramente non mancherà. Queste sono le maglie che andranno poi alle vincitrici anche dei traguardi volanti, alla vincitrice della categoria juniores e anche alle altre. Intanto andiamo a sentire l'intervista con Franco Moretti, uno degli sponsor con la sua Moretti Country House. Gran Premio dell'Industria, nona edizione per quanto riguarda il ciclismo dilettantistico e non solo, perché quest'anno la mattina ci sarà anche una corsa per le donne open. Siamo alla Country House, che è la sede naturalmente per quanto riguarda le iscrizioni della gara, ma soprattutto la sede anche del ciclismo, perché Franco Moretti è un grandissimo appassionato, ha dedicato la sua vita al ciclismo e oggi vuole vivere questa giornata bellissima nel miglior modo possibile. Franco, allora, donne la mattina, dilettanti il pomeriggio, si torna a correre. Era ora, perché ormai qui siamo legati tutti i mesi in prigione, allora speriamo che si liberi queste cose, perché così almeno passeremo qualche bella giornata insieme a tutti gli amici ciclisti che io per tutta la vita ho seguito e ho diretto per tanti anni. La passione per il ciclismo nasce tanti anni fa e adesso la stai portando avanti anche con questa manifestazione organizzata dalla Cam Fermo con Frizzo e Seghetti in prima fila. Sì, senz'altro, gli altri anche. L'appassionato della casa sono sempre stato io, il trascinatore, però adesso anche i giovani si sono un po' appassionati, anche loro gli piace vedere queste cose. E ci tiene ogni anno di fare questa bella manifestazione che ogni anno diventa sempre più importante. Chiudiamo parlando del Country House, siamo proprio qui, una bella struttura che ha dovuto subire naturalmente qualche intoppo tra virgolette considerando il Covid. Siete pronti a ripartire? Siamo pronti a ripartire ancora più alla grande, perché stiamo facendo lavori, stiamo facendo la piscina nuova, stiamo facendo parchi nuovi e ci stiamo organizzando. Speriamo che si riesca a aprire al più presto, perché altrimenti qui siamo finiti. E siamo alla presentazione ufficiale delle squadre per quanto riguarda questa gara tutta alla femminile, davvero una bella manifestazione abbiamo detto per quanto concerne questa giornata ciclistica che si apre con la gara al femminile. Sono 30 le formazioni, abbiamo detto in precedenza, davvero un bel numero per quanto riguarda una gara tutta in rosa, 178 le cicliste al via e davvero c'è tanta voglia di tornare in strada. Lo scorso anno il ciclismo si interruppe proprio dopo la gara di Civitanova, era l'ottavo Gran Premio dell'Industria, terzo Memorial Cesare Lattanzi. In quell'occasione vinse Zanoncello la gara. Intanto viene presentata una formazione con la campionessa italiana juniores Francesca Barale, mentre questa è la squadra di casa, ovvero sia la Born to Win, dove ci sono anche atlete del posto, ovvero sia Anastasia Carbonari e Giorgia Simoni, due atlete veregrenzi, le Miss Gloria e Crystal, immortalate dalle nostre telecamere. Tra poco ci sarà il via ufficiale, sarà davvero una bella manifestazione tutta da vivere, perché in gara troviamo anche Letizia Paternoster, l'atleta di Kles, che pochi giorni fa è caduta in Belgio alla Schendel Preis, pochi giorni fa, ma ha voluto essere presente in questa gara. Ci sarà anche come sua sicura antagonista Martina Fidanza, nata a Ponte San Pietro, la ciclista bergamasca nel 1999, ma tanti atlete possono dire
sicuramente la loro. Presenti, abbiamo visto già tra il pubblico anche Marco Scarponi, il fratello di Michele Scarponi, abbiamo visto anche la presenza in questa occasione anche di tante altre personalità del mondo del ciclismo, una di tutte per quanto riguarda la gara femminile, quella di Marina Romoli, che abbasserà poi anche la bandierina a scacchi della partenza ufficiale. Dicevamo, primo trofeo Born to Win con il patrocinio del comune di Civitanova Marche, fortemente voluto dalla Cammafermo e dalla Born to Win. Si gareggia sulla distanza di 91 km, anello di 3 km e 500 metri da ripetere 26 volte. Al quinto, al decimo, alla quindicesimo e al ventesimo giro ci saranno anche i traguardi volanti, e tra poco saremo pronti a vivere quello che è lo spettacolo anche di questo ciclismo femminile, un ciclismo che torna in scena nel miglior modo possibile anche in questa gara di Civitanova Marche, come detto fortemente voluta dagli organizzatori. Questo è il team Capodarco che si occuperà del servizio di radio informazione e sarà anche questo molto importante ai fini della gara stessa. Eccole le atlete che sono su quella che è la linea di partenza. Abbiamo rivisto ancora la maglia tricolore di Francesca Barale. Vediamo le atlete che sono veramente in tante, tra poco dovrebbero arrivare. Eccole qui, vediamo la maglia di Francesca Barale davanti, tra poco la vedremo insieme anche, eccola qui, Letizia Paternoster. Arrivano anche le atlete della Born to Win, la formazione di casa, la G20 Boiler Pars Ambedo, formazione ciclistica al femminile che è sicuramente un vanto per quanto riguarda il nostro territorio. Sorridente Letizia Paternoster nonostante la caduta avuta in Belgio alla Schendel Prize. Siamo prima della partenza, si osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Antonio Pagliara, presidente della commissione giudici di gara, e di Antonio Coccioni, ed è molto importante ricordare anche chi non c'è più e che ha fatto tanto per il ciclismo nostrano. Ecco l'applauso che chiude il minuto di raccoglimento. Arriva Marina Romoli scortata da Elpidio Seghetti, pronta per abbassare la bandierina a scacchi. Eccola qui Marina Romoli, per lei grande ciclista alla femminile, sfortunata, sempre bello essere presente a questa manifestazione. Siamo prossimi alla partenza, si parte in questo momento, direttore di corsa Fabio De Carolis. Eccole le atlete che si mettono sul tracciato di gara, inizia il primo dei 26 giri per quanto riguarda il trofeo Born to Win qui a Civitanova Marche, tutto al femminile. Abbiamo parlato di una grande presenza di atleti, abbiamo parlato di 178 atleti al via, 30 le formazioni rappresentate. Al via troviamo anche altre cicliste che sono del posto, ad esempio Eleonora Ciabocco nella categoria Juniores per quanto concerne Corridonia, e troviamo anche Ilenia Fiscarelli, l'atleta proprio di Civitanova, che è in gara in questa manifestazione. Si sta intanto svolgendo le prime azioni, vanno a rilento, adesso c'è il primo tentativo d'attacco, ma il gruppo è lì pronto a tamponare immediatamente, si prova a scattare. Abbiamo visto l'attacco di Elisa Della Valle della Top Girl, arrivano anche tutte le altre, il gruppo però è molto allungato, si potrebbe formare una fuga, vedremo se qualche ragazza riuscirà a fuoriuscire dal gruppo. Si forma un gruppetto in a mascoperta, vediamo quello che succede in questo momento. Vediamo con il numero 49 l'inquadratura dedicata nell'occasione a Federica Pier Giovanni, che fa parte di questo drappello che guadagna qualche metro rispetto al gruppo, ma il gruppo è sempre lì. Eccola ancora inquadrata un'altra atleta che prova a fuoriuscire dal gruppo, stavolta si tratta di Elisa Dalla Valle, l'atleta della Fassa Bortolo, che prova a fuoriuscire dal gruppo, la Top Girl Fassa Bortolo, dorsale 69, Elisa Della Valle ci prova. Sempre le atlete che cercano di fuoriuscire dal gruppo in questo momento, vediamola Dalla Valle inquadrata dalle nostre telecamere, ora sono in due, abbiamo detto Dalla Valle e Balsecchi al comando, attendiamo il responso per quanto riguarda il primo traguardo volante. Le atlete che vedete inquadrate in questo momento viaggiano con 12 secondi di vantaggio sul gruppo che però adesso ha forte andatura, prova a ritornare su quella che è la testa della corsa composta da Dalla Valle e Balsecchi, le due atlete che sono momentaneamente al comando. Ci avviciniamo intanto al primo traguardo volante di giornata, posto al quinto giro, vediamo anche la chiusura del gruppo, il gruppo che gira in questo istante sul rettilineo. Mancano 22 giri al termine, quindi ancora la corsa è molto molto lunga, abbiamo detto 22 giri al termine. Il gruppo che adesso occupa tutta la serie stradale si sta avvicinando alle due atlete al comando, oramai le sta braccando anche se si formano dei drappelli
in questo momento vediamo che il vantaggio è minimo da parte di Elisa Dalla Valle e di Silvia Valsecchi, che hanno provato in questo avvio di gara proprio a porsi all'attenzione. Il gruppo si è ricompattato, volata dunque per il primo traguardo volante di giornata, primo traguardo volante dunque che è preda di Francesca Baroni davanti a Zandri e a Fiscarelli. Dunque sono stati percorsi i primi 5 giri di gara, primi 5 giri percorsi con il gruppo compatto, con il primo traguardo volante che è andato in archivio. Il prossimo ci sarà al giro numero 10. Intanto si susseguono gli scatti in testa al gruppo, vediamo se si forma un drappello al comando dopo il traguardo volante, ricordiamo vinto da Francesca Baroni davanti a Zanardi, scusate, al numero 33. Andiamo a verificare di chi si tratta per Silvia Zanardi. E il terzo posto è stato occupato da Ilenia Fiscarelli. Siamo intanto con una fuga, sono 2, 4, 6, 8, 9 atlete al comando, sono Masetti, Vettorello, Piergioanni, Pirrone, Bortolotti, Realini, Mantovani, Balducci e Fiscarelli, hanno un vantaggio di una decina di secondi sul gruppo in questo momento della gara, mentre ci avviciniamo sempre di più a quello che è il secondo traguardo volante di giornata. Si viaggia comunque a buonissima andatura, siamo in zona arrivo con le 8 al comando che al passaggio potevano contare su 8 secondi di vantaggio. Ricordiamo la composizione delle 8 al comando: sono Masetti, Vettorello, Piergiovanni, Pirrone, Bortolotti, Realini, Mantovani, Balducci e si è aggiunta, come detto, poi anche Ilenia Fiscarelli. Eccolo il gruppo, gruppo ben pilotato dalle squadre che vogliono far bene. Chi invece sicuramente forte in volata rimane al centro del plotone per ripararsi anche e per preparare nel miglior modo possibile quello che potrebbe essere lo sprint. Siamo nuovamente in zona arrivo, ulteriore passaggio su quello che è il traguardo. Intanto c'è una ragazza che non è riuscita a fare il meglio perché è caduta, si tratta del dorsale 197 Martina Pugliatti della CTF. Intanto torniamo in corsa perché la situazione è sempre molto fluida. Eccolo il gruppo che transita in questo istante, sembra essere informazione compatta, tra poco andremo a verificarlo. Sì, è informazione compatta, dunque la fuga delle 9 che abbiamo prima citato si è esaurita, nulla di fatto, e quindi si procede sempre con il gruppo compatto. Eccoli gli scatti però che non mancano, e quindi la corsa si ravviva ad ogni momento che si può e che si abbassa un po' l'andatura. Gli scatti non mancano proprio in testa al gruppo. Siamo intanto a 13 giri dal termine, quindi siamo a metà gara proprio in questo istante. Attenzione, siamo a metà gara, giro numero 13. Intanto sono i cartelli inneggianti le ragazze, il gruppo è compatto, abbiamo percorso 45 km e 500 metri. Ora vediamo al passaggio Anastasia Carbonari in testa, la portacolori della Born to Win, la formazione organizzatrice Born to Win G20 Boiler Par San Vedo, e siamo al traguardo volante adesso, meno 11 dal termine. Eccolo il traguardo volante che viene concluso e completato con Baroni davanti a Realini e Fiscarelli. Questo è il traguardo volante posto al chilometro 52.500. Ricordiamo com'è andata: prima Baroni, seconda Realini, terza Ilenia Fiscarelli. Vediamo se ci sono ancora degli allunghi o se andiamo a registrare qualcosa con il gruppo che rimane comunque sempre compatto. Fino a questo momento non succede nulla, nulla che possa essere annotato dai nostri personali taccuini, ma la corsa è tutt'altro che decisa, è molto ma molto viva. Ricordiamo che è arrivata a correre questa gara anche Elisabeth Nussbaum, la corridore, la ragazza australiana che sicuramente vuole fare molto bene. Intanto c'è un tentativo d'attacco, vediamo quello che succede. Siamo adesso con le telecamere in fondo al gruppo, c'era stato un tentativo d'attacco proposto da una ragazza, e intanto con il contagiri siamo a 9 dal termine. Attenzione, la corsa adesso entra nel vivo, 9 giri dal termine di questo primo trofeo Born to Win, zona industriale di Civitanova Marche, esattamente via Breda,
è sede di partenza e di arrivo. Prova a formarsi un drappello in testa, vediamo se ci riescono le ragazze, ma sembra che il gruppo non lasci ulteriore spazio, gruppo compatto. Si rilancia l'azione ancora, Top Girl fa Sabortolo nelle prime posizioni, arrivano altre ragazze ed è il dorsale 71, Giorgia Vettorello. Sulla sua ruota è arrivata con il numero 22 Aurora Mantovani. Poi arrivano altre due ragazze, vediamo un po' cosa succede in questo tentativo sotto il traguardo. Si forma un drappello di 4 unità, allora siamo attenti a quello che può accadere, sono in 4 adesso al comando. Chiude il gruppo, questo gruppetto, il numero 22 Aurora Mantovani, cambi regolari in testa. Vediamo le ragazze che cercano naturalmente di portare via questa fuga senza però riuscirci, perché il gruppo è lì, bracca tutti. Vediamo con il numero 19 l'inquadratura per Lucrezia, Noemi Lucrezia Eremita. Vediamo queste quattro ragazze dove possono arrivare, siamo a 7 giri dal termine, attenzione, 7 giri dal termine con Mantovani, Vettorello, Bertolini ed Eremita. Eccole le quattro al comando, il gruppo verrà vicinissimo a 5 secondi e sta per tornare sul quartetto formato da Mantovani, Vettorello, Bertolini ed Eremita, gruppo possiamo dire praticamente compatto. Eccolo il gruppo compatto. E allora la gara, dicevamo, è entrata nettamente nel vivo, le squadre delle velociste iniziano a farsi vedere nelle prime posizioni di questo trofeo Born to Win, scatti e controscatti che sono stati sempre annullati dal plotone principale, adesso vedremo cosa potrà accadere. Siamo a un ulteriore traguardo volante, questo ai meno 6, ulteriore traguardo volante sul traguardo qui di Civitanova Marche. Ulteriore traguardo volante dunque con le ragazze che hanno già superato lo scoglio di questo traguardo volante, con Baroni davanti a Fiscarelli e Cascova. Questa è la situazione che si è venuta a delineare. E ancora qui un altro tentativo, vediamo con il numero 67 Deborah Silvestri nelle prime posizioni, si cerca naturalmente di trovare qualche soluzione che possa anticipare la volata, inquadrata con il numero 16 anche Emanuela Zanetti. Vediamo che il gruppo per il momento lascia fare, però siamo ai meno 4 con le 4 atlete al comando, abbiamo visto anche la Zanetti. Situazione con difficoltà per il gruppo nel cercare di riportarsi su queste atlete che sono davanti in questo momento. Eccole qui, siamo vicinissimi alla conclusione, il gruppo è lì, comunque controlla qual è la situazione con il numero 41, vediamo inquadrata anche Beatrice Pozzobon. Si gira ancora in questo anello di 3 km e mezzo, il gruppo in forte recupero sulle atlete che hanno tentato la fuga, pilotate in questo momento dal numero 49 Federica Piergioanni. Siamo a meno 3 dall'arrivo, gruppo compatto, attenzione, gruppo compatto a 3 km dall'arrivo. Vediamo se c'è qualche altro tentativo di fuga, ma il gruppo controlla ogni mossa da parte delle atlete che provano a fuoriuscire e poi a forte velocità è pronta a tornare. Queste sono Pierrone, Rossetti, Vettorelli e Valsecchi che cercano ancora una volta di fare la differenza. Siamo a 2 giri dal termine con il quartetto alla comando, il gruppo è segnalato a 10 secondi. 10 secondi, arriva sul quartetto anche la Del Sarto, dorsale 21. Anche la dorsale 21, Milena Del Sarto del gruppo sportivo Gauss. Poi arriva anche un atleta della Born to Win sulla testa del gruppo, quindi situazione che si fa sempre più incerta. Arriva la numero 6, Leonora Geppi, Born to Win, 6 alla comando. Vediamo se c'è collaborazione per evitare quella che è la volata. Vediamo un attimo qual è la situazione, il gruppo però è sempre lì, pronto, vigile a rientrare.
su quella che era il tentativo di fuga, prima a 4, poi a 5, poi è arrivata anche Eleonora Geceppi. Intanto siamo all'ultimo giro, il gruppo si è ricompattato e vedremo se sarà volata per quanto concerne questa manifestazione, questo primo trofeo Born to Win qui a Civitanova Marche, dedicato tutto al femminile. Vediamo cosa succede. Si preparano le ragazze per lo sprint finale, si portano avanti le squadre delle velociste. Eccolo, ci avviciniamo sempre di più al traguardo, parte la volata lunghissima, vediamo davanti le maglie della Isolmant Premac Vittoria che stanno lanciando Martina Fidanza, la ciclista bergamasca che si è messa in testa. Alle sue spalle vediamo Letizia Paternoster ed è Martina Fidanza davanti a Letizia Paternoster, poi Vanessa Micheletto, Silvia Zanardi, Rachele Barbieri, Silvia Magri, Anastasia Carbonari, Aurora Mantovani, Gaia Masetti e Giorgia Bariani. E hanno impiegato sui 91 km davvero un buon tempo le ragazze per completare la loro gara. Successo dunque per la bergamasca Martina Fidanza della Isolmat Premac Vittoria davanti a Letizia Paternoster e Vanessa Micheletto. Ottima la prova, settima classificata per Anastasia Carbonari della Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo, mentre per quanto riguarda la categoria juniores, successo per Sara Fiorin del gruppo sportivo Gauss davanti a Chiara Sacchi, Michela De Grandis, Valentina Basilico, quinto posto per Virginia Bortoli, sesto per l'atleta di Corridogna Eleonora Ciabocco, settimo per Sabrina 27, ottavo per Elisa De Valier, nono per Serena Brillante, decimo per Emma Bernardi. E andiamo a sentire adesso le interviste. Terza classificata quest'oggi qui a Civitanova, la Micheletto. Allora, raccontaci innanzitutto la volata finale. Allora, è stata una volata parecchio movimentata, la squadra era perfetta, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Nel finale sono mancate un po' le gambe, ma sono contentissima perché per quello che sto lavorando per adesso va bene così, visto che sono al primo anno, e spero che comunque col proseguo della stagione la situazione possa migliorare e puntare più in alto. Siamo solo all'inizio della stagione, quali sono i tuoi obiettivi? Beh, sicuramente fare tanta esperienza, migliorarmi, migliorare le tattiche di squadra e come corriamo. Sicuramente vincere ovviamente è l'obiettivo principale, più possibile, però va bene così. Secondo posto qui a Civitanova per Letizia Paternoster, alle spalle di Martina Fidanza. Raccontaci la volata innanzitutto. Sì, è stata una volata molto lunga, io appunto essendo qua da sola è stata un po' difficile tenere le posizioni, quindi molto spesso mi sono trovata, come si dice, al vento, però è andata bene così e sono consapevole che la mia condizione è proprio basica in questo momento, vista la ripresa da poco con le gare, sto facendo un certo tipo di percorso per poter arrivare, mi auguro, per l'Olimpiade con la massima forma, quindi ora non è il momento di averla e sono contenta così. Sei soddisfatta o puntavi a qualcosa in più? Ma sicuramente ogni gara si parte puntando alla vittoria, no? Quindi inutile dire che un secondo posto non è mai bellissimo, ma appunto la consapevolezza che va bene così. Quest'anno i Giochi Olimpici saranno un bellissimo appuntamento. Devono essere un bellissimo appuntamento e farò di tutto per arrivarci in massima forma e speriamo davvero in tanta fortuna e che vada tutto bene. Allora, Martina Fidanza vince a Civitanova il trofeo Born to Win, raccontaci subito la volata. Ma allora, è stata una volata che è partita un po' lunga, grazie alle mie compagne che mi hanno portato fuori sin dall'ultimo giro, sono sempre rimasta abbastanza coperta e ringrazio appunto anche tutte le mie compagne e mi hanno lasciato proprio agli ultimi 200 metri, sono partita un po' lunga, infatti non arrivava più l'arrivo, però dai, alla fine è andata bene, ce l'ho fatta. Che corsa è stata quella di oggi? Ma è stata una corsa comunque ad andatura elevata, molto nervosa, con scatti contro scatti e siamo andate anche abbastanza forte, quindi va bene così. Sì. Senti, cosa hai messo nel mirino quest'anno? Siamo all'inizio di una lunga stagione.
Sì, diciamo che avevo messo nel mirino il fatto di migliorare soprattutto me stessa, quindi non pormi degli obiettivi ma cercare sempre il miglioramento. E poi ci sono veramente tanti appuntamenti quest'anno, come anche per esempio le Olimpiadi. Sono nel gruppo olimpico, quindi continuerò ad allenarmi con loro sperando in una convocazione, però se così non fosse avrò sicuramente altri appuntamenti. Completiamo quello che è stata la gara alla femminile, il primo trofeo Board to Win, con la classifica dei traguardi volanti che è stata vinta da Francesca Baroni della Isolmant davanti a Ilenia Fiscarelli, terzo posto per Gaia Realini. L'atleta più combattiva è risultata Ilenia Fiscarelli della Conceria Zabri, mentre è stata premiata anche l'atleta che è arrivata da più lontano, dall'Australia, Elisabeth Nuspan. È terminata la gara femminile qui a Civitanova, il primo trofeo Board to Win, Marina Romoli e Roberto Baldoni. Marina Romoli ha abbassato la bandierina a scacchi quest'oggi, sei tornata a vivere bellissime emozioni di come quando correvi in bici? Beh, è sempre un'emozione comunque tornare qui tra quello che era il mio mondo prima dell'incidente, e ho ritrovato proprio oggi anche il mio direttore sportivo. Quindi insomma è stato bello, anche perché ha vinto una ragazza che conosco bene, perché ormai è stata adottata dalle Marche, e quindi complimenti a tutti, perché questo è un segno importante, ripartire e farlo con lo sport, quindi complimenti a tutti. Roberto Baldoni, avete lavorato alacremente per organizzare questa bellissima manifestazione, oggi tanta bella gente, una gara fino all'ultimo metro difficile da decifrare, era quello che ti aspettavi? Beh, diciamo che con 197 iscritte lo spettacolo era garantito. All'interno avevamo comunque un numero di partecipanti di una caratura molto elevata, e quindi era auspicabile che il risultato sarebbe stato bellissimo. Noi siamo molto soddisfatti della riuscita, anche perché siamo riusciti a dare un segnale di ripartenza anche in tutta Italia, considerando che qualche mese fa, quando abbiamo deciso di aggregarci a questa organizzazione che già era attiva per quanto riguardava i dilettanti, sembrava un po' un'utopia, invece alla fine ci ha dato ragione, perché comunque abbiamo dato molto entusiasmo a tutti quanti, sia i partecipanti ma a tutte le squadre che comunque credono in questo grande progetto che è il ciclismo. Progetto importante che tu stai portando avanti anche con il Giro delle Marche in rosa, quest'anno sarà il quarto appuntamento, ci sarà innanzitutto? Bah, ci stiamo lavorando, perché comunque la prima cosa da fare è trovare le coperture economiche. Una volta trovate quelle, comunque lo metteremo in piedi. Mi auguro di poterlo riportare internazionale, però ecco, se non sarà così, comunque un Giro delle Marche in rosa credo che comunque ci sarà lo stesso. Andiamo con Marina Romoli, abbiamo visto oggi una bella manifestazione, naturalmente il ciclismo ti manca, ma quando puoi cerchi sempre di essere a bordo strada per incitare quelle che erano e che sono ancora le tue compagne. Sì, sì, ci sono ancora in gruppo alcune ragazze che correvano insomma insieme a me, quindi è sempre una bellissima emozione e sono contentissima, perché il ciclismo femminile è in crescita e spero che crescerà ancora e che le donne nello sport siano rispettate al pari degli uomini. Terminata la gara Born to Win, quella tutta al femminile, siamo con gli organizzatori del Cam Fermo, con Maurizio Frizzo e del Pidio Seghetti. Allora, siamo in procinto anche di vivere le emozioni dei dilettanti, però quella di stamattina è stata una bella emozione, Pidio. Diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, era un pezzetto che ce l'avevo in testa, poi con l'amico Roberto Baldoni siamo riusciti a concretizzarla. Un nucleo di 198 donne, quindi parla solo con i numeri, diciamo già tutto. Le migliori d'Italia, diciamo dalla Paternoster, senza diciamo escludere nessuna, e poi dopo diciamo ecco la gara è stata quella che è stata, stupenda. Maurizio Frizzo, le emozioni sono state tante, pronte a viverle anche nel pomeriggio con i dilettanti. Lo scorso anno Zanoncello riuscì a siglare un bel successo qui a Civitanova. Quest'anno che gara ti aspetti e soprattutto con quale qualità? Ma la qualità sicuramente è aumentata rispetto agli anni scorsi. Abbiamo 27 squadre al via, tra le migliori squadre italiane, quindi mi aspetto una corsa veloce, molto veloce. Sfioreremo, penso, i 50 di media. Pensiamo non arrivo neanche ai combatti, se il tempo tiene così penso arriveremo tutti in volata.
Torno al Pidio Seghetti. Intanto vogliamo ringraziare chi vi ha dato una mano, il Comune di Civitanova, i vari sponsor. Non è mai facile organizzare una gara ciclica, soprattutto in questo momento. Verissimo, verissimo. Io veramente, guarda, fortuna ho questi angeli custodi che sono il Comune e le varie persone che collaborano con me. Non lo nomino mai Maurizio Frizzo, ma lui è, diciamo, è una grossa spinta per me, perché se no questa cosa qui non si farebbe. E te dico, questa è una gara che da anni e anni che noi facciamo, ogni anno cerchiamo sempre a mettere più in evidenza la nostra passione, perché su quello che facciamo non è una gara, è la passione che ci abbiamo dentro. Quest'anno abbiamo deciso di farla nazionale per dargli quel tocco in più a questa gara di importanza, e ho visto praticamente tra tutti i nostri collaboratori sponsor un grosso, diciamo, un grosso attaccamento a questa gara. Quindi oggi avevamo paura della pioggia, invece abbiamo qualche buon santo che tutti gli anni ci protegge. Ultimissima cosa flash a Maurizio Frizzo, perché anche porta lui e anche il direttore sportivo insieme a Delpidio di questa MGK Vis VPM. La tua squadra oggi in questa gara come la vedi? Niente, noi non ci nascondiamo, puntiamo a vincere, quindi penso che faremo una gara attenta, precisa, tutti intorno al nostro velocista, e quindi speriamo che possa andare bene. Ecco, volevo finire anch'io con i ringraziamenti, no, qui, perché portare 400 atleti a Civitanova è stato secondo me un grande successo.